Dio ha tanto amato il mondo da donare il suo unico figlio perché chiunque crede in lui non muoia ma abbia la vita eterna. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore risorto, Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Buona giornata a tutti, anche se non iniziamo bene questa giornata perché siamo pieni di commozione e alquanto colpiti. Anche se era anziano, per noi è stata comunque una perdita grave e pesante, improvvisa, quella di un caro amico della comunità che da tanti anni ha sempre lavorato, si è impegnato per il bene di tanti immigrati italiani, Francesco Platoni. E quanti voi ci state seguendo da casa e grazie anche allo streaming presenti, vi unite alla nostra celebrazione eucaristica, che è comunque l'esaltazione della Pasqua del Signore, che vuole raccogliere anche però i sentimenti di tutti i pellegrinesi che sono presenti a Londra, ma anche di quanti sono piacentini e hanno avuto la gioia, la forza di incontrare Francesco Platoni almeno una volta nella loro vita. Chiediamo al Signore che lo accolga nell'amore di Dio e che in questa celebrazione eucaristica sia per noi anche segno della Pasqua eterna verso la quale ci incamminiamo. Chiediamo perdono anche per le volte che forse non siamo stati capaci di accogliere Francesco così come lui si mostrava. I want to invite you, my dear brothers and sisters in Christ, to pray this Eucharist, especially in this very sad and heartful day, because we lost for the miss of Francesco Platoni, who was coming from Pellegrino. I invite you from your home to pray the Lord with us in this Eucharist, that is anticipation of the resurrection of Jesus Christ. I invite you to acknowledge our sins before celebrating these sacred mysteries. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, e voi, fratelli, pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. You were sent to hear the contrite of heart, Lord, have mercy. You came to call sinners, Christ, have mercy. You are seated at the hand of the Father to intercede for us, Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Preghiamo. Dio Padre Onnipotente, la nostra fede confessa che tuo Figlio è morto e risorto. Per questo mistero, concedi al nostro servo Francesco Platoni, che si è addormentato in Cristo, la gioia di risorgere per mezzo di lui. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. La prima lettura dal libro della Sapienza. Le anime dei giusti non sono sono nelle mani di Dio. Nessun tormento le toccherà.
Agli occhi degli stolti parve che morissero. La loro fine fu ritenuta una sciagura, la loro dipartita da noi una rovina, ma essi sono nella pace. Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, la loro speranza è piena di immortalità. In cambio di una breve pena riceveranno grandi benefici, perché Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé. Li ha assaggiati come oro nel crugiuolo e li ha graditi come un olocausto. Nel giorno del loro giudizio risplenderanno, come scintille nella stoppia, scorreranno qua e là. Governeranno le nazioni, avranno potere sui popoli e il Signore regnerà per sempre su di loro. Quanti confidano in Lui comprenderanno la verità. Coloro che gli sono fedeli vivranno presso di lui nell'amore, perché grazia e misericordia sono riservate ai suoi eletti. Parola di Dio. Grazie a Dio. Il Salmo responsoriale. Chiunque in te spera, Signore, non resta deluso. Ricordati, Signore, della Tua misericordia e del Tuo amore, che è da sempre. Ricordati di me nella Tua misericordia, per la Tua bontà, Signore. Chiunque in te spera, Signore, non resta deluso. Allarga il mio cuore angosciato, liberami dagli affanni. Vedi la mia povertà e la mia fatica e perdona tutti i miei peccati. Chiunque in te spera, Signore, non resta deluso. Proteggimi, portami in salvo, che io non resti deluso, perché in te mi sono rifugiato. Mi proteggano integrità e rettitudine, perché in te ho sperato. Chiunque in te spera, Signore, non resta deluso. Seconda lettura dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, nessuno di noi infatti vive per se stesso e nessuno muore per se stesso. Perché se noi viviamo, viviamo per il Signore. Se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo dunque del Signore. Per questo infatti Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Tutti ci presenteremo al tribunale di Dio, perché sta scritto: «Io vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua renderà gloria a Dio». Quindi ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati.
Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Parola del Signore. La parola del Signore. Mi sia permessa un po' di commozione in quanto come parroco di questa comunità italiana di Londra ho a cuore il cammino di ciascuno di voi, un cammino che porta il sapore del sacrificio, che porta il peso degli anni e che porta i sentimenti di quanti, come Francesco, hanno lasciato la propria terra dell'Italia, in questo caso Parma, vicino Parma, pellegrino per esattezza, guai chi gliela tocca, e non gliela toccheremo più di tanto, perché riuscirà a ritornare nella sua terra amata. Così come tanti nostri immigrati di Piacenza, siamo grati al Signore per il dono della fede, siamo grati al Signore per il dono dell'amore con il quale Francesco ci ha comunicato la gioia della vita. È per questo che noi contempliamo le beatitudini. Chi vive nel Signore è sempre beato. Chi vive all'ombra della Chiesa e si sforza di imitarlo, diventa sereno anche nel tormento, porta il sorriso anche nella tribolazione. Beati voi che siete afflitti, perché sarete consolati. Questa è la parola del Signore di oggi, è una parola rivolta a noi quando incontriamo quel volto sempre sorridente di Francesco, che ci aiuta a sperare contro l'impossibile, ci aiuta a non perdere la speranza in un momento di desolazione, di sconforto e di paura. Certamente sono rimasto alquanto allibito quando mi giunge nella serata dell'11 gennaio una chiamata di Massimo e mi dice che improvvisamente Francesco non c'è più. Immagino il dolore vostro, ma anche di tanti pellegrinesi e di tanti piacentini, perché lui amava tutti. E mi piace rivederlo l'ultima domenica, a cui con un tono anche un po' di rimprovero gli dissi: fai attenzione, mettiti la mascherina, sempre padre, sempre, io sto bene. E me l'ha detto con un sorriso e con una serenità disarmante. Ecco, prendo il suo esempio di solarità e di gioia per ricordarci che si deve morire nella gioia, si deve morire nella serenità. Francesco ci ha lasciato, ma continua a vivere con questo suo attaccamento alla vita, alle cose belle, alle amicizie e al cibo buono, perché ogni festa che noi organizzavamo, Parma e Piacenza, era sempre presente, era sempre pieno di attività e pieno di organizzazione. E mai potremmo, non lo possiamo dimenticare, la sua amicizia con un altro nostro amico che lo ha sempre accompagnato nelle feste e che voglio ricordare, Enzo Negri, che tra l'altro suo conterraneo. E mi disse sempre che bella l'amicizia di Enzo e quanto era dispiaciuto quando abbiamo celebrato il suo funerale. Chiediamo al Signore che veramente possiamo imparare a diventare beati vivendo la nostra vita proprio con la semplicità e con l'entusiasmo di Francesco, che era tutto dedito alla sua casa, alla sua famiglia
e voi mi testimoniate quanto fosse vicino a tutti, quanto il suo amore, la sua gentilezza, la sua generosità. Immagino che avesse difetti pure Francesco, ma onestamente non li ho mai visti. Ho sempre visto un uomo amante di tutto quello che faceva e soprattutto generoso. La nostra Chiesa ha potuto contare delle sue offerte e della sua generosità impegnandosi al massimo perché questa comunità diventasse davvero il luogo dell'accoglienza di tutti gli immigrati, di Pellegrino, di Parma, di Piacenza. E se voi siete qui oggi, e quanti purtroppo non lo possono essere, e prima sentivo bussare alla porta, probabilmente non la possiamo aprire per ragioni di sicurezza, però siete qui in diretta a pregare con noi e a dire: Signore, perché ce l'hai tolto? Diventa difficile dire: Signore, perché ci hai tolto Francesco? Ci hai tolto un papà, un marito, un amico, un fratello. Ma il Signore non ce lo toglie. Il Signore ce lo ridonerà ancora di più. E io penso che in questo suo ultimo viaggio verso il cielo vuole ricordarci la passione della vita, la passione per la fede, la passione per la domenica. All'ultimo posto, la messa alle 9:30, elegante, ben vestito, come si viene la domenica, e poi il caffè con gli amici, la sua famiglia, la cordialità, la bontà, unita a questa sua umiltà e semplicità. Chiediamo al Signore di poter morire così, perché purtroppo la morte viene come quando a Beckhill sento suonare il campanello. Io ho due possibilità: rispondere o nascondermi. Purtroppo la morte, quando ci suona, non possiamo nasconderci, dobbiamo aprire. E Francesco gli ha dovuto aprire il cuore, le braccia, ha detto: eccomi. E questo suo eccomi ce lo dice anche a noi oggi, non con il dolore, ce lo dice con il coraggio di vivere la propria vita vivendosi ogni attimo. Io penso dal piatto di tortellini, che credo che sia il piatto tipico dell'Emilia Romagna, al prosciutto, alle cose buone, alla condivisione della fede, perché la messa domenicale per una persona come lui è qualcosa di irrinunciabile, ed è bello poter dire che Cristo diventa il primo luogo, il primo pensiero della domenica, e poi gli amici del club, il caffè, le giornate, gli incontri con le associazioni. Tutto questo ha visto partecipe Francesco in tutti questi giorni. E quando io facevo qualche battutella, dico: ma vai d'accordo con i piacentini? Tu sei: ma certo, siamo tutti uguali, ci dobbiamo voler bene, dobbiamo fare insieme Piacenza, insieme Parma, tutti siamo un'unica famiglia. E quest'unica famiglia di cui mi parlava lui oggi si realizza nella presenza vostra, nella presenza dei familiari e di quanti ci stanno ascoltando sia dall'Italia che da Londra. È vero, le anime dei giusti il Signore le ricompensa, come abbiamo appena proclamato nella prima lettura. Certo, noi potremmo pensare che Francesco non sia stato peccatore come tutti noi. Lo è stato, perché nessuno di noi è perfetto. Potremmo parlare con la famiglia, sicuramente qualcosa da farsi perdonare l'avrà avuto anche Francesco. Forse la troppa generosità, la sua troppa bontà, perché non siamo perfetti. Eppure Dio ci ama e Dio ci dà la possibilità, a 84 anni, a 80 anni, o a 60, o a 50, di vivere in pienezza la nostra vita. Io voglio dire un grazie a Francesco, perché in questi ultimi anni che sono stato parroco mi ha dato tutto quello di cui avevo bisogno per potermi affezionare. E diventa difficile dover dirgli arrivederci. Diventa difficile in un momento in cui abbiamo ancora bisogno di sentire la sua vicinanza, il suo sorriso sempre stampato. Io non ho mai visto un momento di desolazione. E poi la correttezza che aveva nel parlare di tutti. Non parlava mai male di nessuno. Questo ci deve fare onore. Lo deve additare come un modello di carità e di bontà. Chissà quante volte noi ci piace fare gossips. Il gossips non era nella bocca di Francesco. Ecco, in tutto questo
diciamo, beato lui, beati i poveri in spirito, e lui era un povero nello spirito, beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. In questa purezza noi contempliamo l'azione di Dio nella vita cristiana e nelle opere di Francesco Platoni. Ti siamo grati, Francesco, ma ti siamo grati anche per tutto quello che forse in questo momento non ricordiamo, soprattutto perché, come so da Mauro, ma come so da tanti amici del club, non si tirava mai indietro quando bisognava mettere la mano al portafoglio. Questo mi ha fatto sempre sorridere, a parte la sua generosità economica, ma anche la sua generosità di tempo, perché le amicizie si devono coltivare, ma anche la famiglia. Se hai una famiglia così bella, è anche grazie ai suoi sforzi di papà. E poi la Pellegrino, non rinuncia alla sua Pellegrino, ritornerà a Pellegrino, ci ritornerà con le sue con il suo corpo, ci ritornerà per farci sentire la bellezza della nostra patria. Quest'Italia che in questo momento soffre per la pandemia la dobbiamo ancora amare e dobbiamo sentirci vicino a tanti nostri immigrati, o del nord o del sud, siamo tutti un'unica famiglia. Tutti abbiamo bisogno dell'amore di Dio e di sentirci uniti e di condividere anche questo momento di dolore. Che il Signore lo accolga, che accolga anche voi il vostro dolore, la vostra tristezza, che in questo momento è molto forte. Sarà molto difficile non poterlo più incontrare umanamente. Ma noi sappiamo, nella fede del Cristo risorto, che questa è solo una parentesi. Anche la pandemia finirà. Anche la morte finirà e la vita eterna, proprio si chiama eterna, perché continua. La vita di Francesco non è morta, continua. E noi ne siamo certi perché crediamo nel Dio della vita, in un Dio che passa attraverso il dolore, la tribolazione. Purtroppo la sua malattia è stata così improvvisa, non ha avuto neanche il tempo di accorgersi di quello che stava avvenendo, che già contemplava la vita nuova del Signore. Ti ringraziamo, Francesco, Padre Giuseppe Dio, a nome anche di tutti noi sacerdoti e di tutta la comunità italiana, ti diciamo un grazie. Un grazie perché per te, anche se le associazioni vivevano un momento di crisi, le hai sempre sostenute, incoraggiate. Non aveva mai paura e questa sua fortezza ci deve aiutare ad andare avanti, a spingere anche i giovani alla collaborazione, alla condivisione, perché se siamo arrivati a questo punto è anche grazie a persone come Francesco che hanno saputo fare un po' di sacrifici per andare avanti. I tuoi sacrifici, Francesco, sono nelle nostre mani e noi continueremo, speriamo, dopo la pandemia, e mi rivolgo a Mauro, ma mi rivolgo a tutti i nostri amici del club, di poter organizzare una festa in sua memoria, memoria anche di Enzo, per dire che ci siamo, per dire che la morte, il virus non ci ha ancora distrutto e che portiamo avanti questo retaggio di fede, di speranza, di amicizia, di calore che in questo momento ci viene sottratta, ma che è ancora viva nella nostra vita. Siamo malati, sì, ma non perduti. Abbiamo preso forse il virus, ma non siamo sconfitti. Siamo qui a dire: in te spero, Signore, non resto deluso. E come hai sperato tu, Francesco, aiutaci dal cielo attraverso la tua preghiera. E ti prego per Andrea, per Annalisa, per tua moglie, per Massimo, per tutti gli amici dell'associazione Pellegrino, per i piacentini che tu hai stimato, accolto e voluto bene, contro ogni pregiudizio tra Parma e Piacenza. Per lui non esisteva nessun pregiudizio. Chiediamo al Signore davvero che questa fedeltà possa essere la nostra corazza, la nostra fortezza e ci porti in avanti. Un grazie a Francesco per la sua vita così cara e per tutto quello che ha fatto. E diciamo un grazie a Dio per avercelo donato come amico, come padre, come fratello, soprattutto come credente in Cristo. La tua fede in Cristo oggi ti apre un nuovo cancello, quello dell'eternità. E speriamo dopo di te, caro Francesco, di passare anche noi.
Dear brothers and sisters in Christ, let us ask the prayer, into our prayer, the welcome of Jesus Christ in this time for Francesco Platoni. He will be blessed by the grace of the Lord that he recognizes bounty, his mercy, and through his example we are able to profess our faith in Christ. I invite you to pray, vi invito a pregare con la preghiera dei fedeli. Diciamo, ascoltaci, o Signore, per il nostro fratello Francesco, che nel battesimo ha ricevuto il germe della vita eterna, perché l'accolga nella comunione dei santi, preghiamo. Perché il Signore accolga Francesco nella dimora della luce e della pace, preghiamo. For the family and friends, Annalisa, Andrea, wife, that you can be consoled by the grief, by the Lord. Lord, hear us. Lord, graciously hear us. For all of us assembled here to worship in faith, that we may be gathered together again in God's kingdom. Lord, hear us. E tanto devoto alla Madonna del Carmelo, immagino quanto abbia lavorato anche per la processione, affidiamo Francesco alla cura della Madonna e diciamo insieme: Ave o Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Dio, Creatore e Redentore di tutti i fedeli, concedi alle anime dei tuoi servi la remissione di ogni colpa, perché ottengano con le nostre preghiere il perdono che hanno sempre desiderato. Per Cristo nostro Signore. Ci sediamo per l'offertorio. Sentiamo a te, diventi
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta, oh Padre, i doni che ti offriamo in questo sacramento di amore, che tu ti unisci in Cristo tuo Figlio, accogli il nostro fratello Francesco Platoni nella gloria del tuo regno, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. Veramente cosa buona e giusta renderti grazie per la tua immensa misericordia, Dio onnipotente ed eterno, Re d'eterna gloria. La morte è comune eredità di tutti gli uomini, ma per un dono misterioso del tuo amore, Cristo, con la sua vittoria, ci redime dalla morte e ci richiama con sé a vita nuova. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Santo, 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 il Signore è Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre, veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, ti rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, calice della salvezza. Ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo, sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Vince e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati del nostro fratello Francesco Platoni, che è chiamato a te da questa vita e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della tua risurrezione. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli, San Vincenzo Pallotti, Santa Franca, San Pio da Pietralcina e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù,
illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme, insieme a Francesco: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza. Venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Con uno sguardo mostriamo le nostre condoglianze e la pace. Agnello di Dio, beato Francesco in cielo, beati noi invitati alla cena dell'agnello. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Il corpo di Cristo ci custodisca. Sangue di Cristo. Chi desidera fare la comunione si alzi in piedi e stenda le mani, rimanendo nei banchi. Grazie. Chi vuole ricevere invece una benedizione, incrociate le mani e alzate in piedi. Thank you.
Dear Lord, help us get through these difficult times and to celebrate the life of Francesco Platoni. May we celebrate all the accomplishments he's achieved in his long, full life. Francesco was many things in his life, a father, a nonno, and even a knight. We pray to help all those who love him but see him no longer. Grant to him eternal rest. May his soul and souls of all the departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen. Don't grieve for me, for now I am free. I'm following paths God made for me. I took his hand and heard him call, then turned and bid farewell to it all. I could not stay another day to laugh, to love, to sing, to play. Tasks left undone must stay that way. I found my peace at close of play. And if my parting left a void, then fill it with remembered joy. A friendship shared, a laugh, a kiss. Ah, yes, these things I too will miss. Be not burdened deep with sorrow. I wish you sunshine of tomorrow. My life's been full. I've savored much. Good friends, good times, a loved one's touch. Perhaps my time seemed all too brief. Don't lengthen it now with grief. Lift up your hearts and share with me. God wants me now. He set me free. Oggi ricordiamo il mio padre, Francesco Platoni. Prima di tutto vorrei ringraziare tutti i presenti e anche quelli che ci sono lontano, ma che ci mandano i suoi pensieri e preghiere. Questo è un giorno estremamente difficile per tutti noi, che non è reso più facile dalle restrizioni che siamo costretti a rispettare. In circostanze normali sono sicuro che ci sarebbero state abbastanza persone per riempire due chiese. Francesco è nato il 12 giugno 1940 a Ceriato, una frazione di Pellegrino Parmense, il primo figlio di Giuseppe e Rosa Platoni. Era il più grande di quattro fratelli e come tale cercava di dargli un buon esempio. Sempre insieme, i fratelli Platoni erano ben conosciuti a Pellegrino. Francesco si è dedicato al lavoro fin da giovane, aiutando i suoi nella fattoria di famiglia, spesso nei campi sui trattori, eppure dando una mano al meccanico in paese. Gli era persino stato offerto l'opportunità di un apprendistato a Bologna, ma il destino ha scelto un'altra strada per Francesco e nell'agosto, nel 1961 ha fatto il grande salto, come tanti italiani, di trasferirsi in Inghilterra. Arrivato a Londra, ha cominciato a lavorare come cuoco a Mayfair, trovandosi bene e cercando amicizie tra gli altri immigrati italiani. Nel tempo libero andavano spesso a ballare, frequentando il mitico French Club, dove una sera Francesco incontrò sua futura moglie Maria. Si erano già conosciuti in Italia, ma a Londra è fiorito l'amore che poi risultò nel loro matrimonio, qui proprio in questa chiesa nel novembre del 68. Assumendo il ruolo di papà e mamma, Francesco e Maria hanno avuto due figlie. Nel 1970 è nata Annalisa e poi sono arrivato io, Andrea, nell'81. Nel 2000 Annalisa sposò con Massimo e poi, con l'arrivo delle nipotine Alessia e Arianna, Francesco è diventato nonno, dedicato e orgoglioso. Li chiamava affettuosamente le sue pupone. Insieme Francesco e Maria hanno lavorato alla trattoria Aquilino a Islington per più di 30 anni, durante il quale Francesco ha fatto strada da cuoco a gestore del ristorante. Con il loro travaglio e buon umore hanno creato un'atmosfera
accogliente dove si mangiava bene e si stava bene. Francesco ha sempre mantenuto i forti legami con l'Italia, tornando a casa il più possibile, almeno una volta all'anno, se non di più. Mi ricordo quando facevamo il viaggio in macchina, guidava tutta la notte, dicendo che non valeva la pena fermarsi a dormire perché questo avrebbe solo ritardato l'arrivo. Nonostante la distanza, il suo rapporto con i fratelli è sempre rimasto stretto. Si sentivano al telefono un paio di volte al giorno, ogni giorno. Mio padre è sempre stato dedicato alla comunità italiana e questo si dimostrò quando nel 1989 è diventato membro dell'Associazione Pellegrinesi, eventualmente diventando presidente. Per Francesco, aiutare il suo paese natale e assicurare che le giovani generazioni di famiglie immigrate mantenessero i contatti con l'Italia era molto importante. L'associazione ha organizzato tanti eventi che hanno raccolto fondi per varie cause meritevoli, sia a Peregrino, per esempio l'assistenza pubblica, sia a Londra, per esempio la Chiesa italiana. In onore di tutto il sostegno e atti di beneficenza a nome dell'associazione, Francesco ha ricevuto il premio San Giuseppe d'Oro dal sindaco di Pellegrino. Il 2 maggio nel 2012 Francesco è anche stato riconosciuto personalmente per il suo contributo alla comunità italiana, quando è stato premiato con l'Ordine della Stella d'Italia, ottenendo il titolo di cavaliere. Un momento di grande onore per tutta la famiglia. Mi viene in mente come era così felice e orgoglioso che pochi giorni dopo mi ha chiesto che i suoi biglietti di visita potessero aggiornati con il nuovo titolo di cavaliere. Chiunque conosceva Francesco sapeva che era sempre pronto ad aiutare chi aveva bisogno. Sia un membro della famiglia, sia un amico. Non c'era nessun lavoro troppo grande o troppo piccolo. Era al suo meglio in compagnia degli altri, sempre sorridente e scherzoso. Gli piaceva tenersi occupato e quando l'associazione Pellegrinesi si è sciolta, ha continuato ad aiutare anche altre associazioni. Ci teneva molto anche al suo aspetto fisico, sempre elegante, spesso in giacca e cravatta. Maria assicurava che aveva la camicia pronta, stirata alla perfezione. Più di una volta il mio papà ha cercato di insegnarmi la strada, dicendomi spesso: «Datti una pettinata a quei capelli lì» o «Come fai a uscire vestito così?». Nonostante aver subito un infarto circa 35 anni fa, Francesco non ha rallentato nella sua attività, dimostrando energia infinita in tutto quello che faceva. Mi ricordo che quando andava a caccia, uno dei suoi passatempi preferiti, i suoi amici rimanevano stupiti quando partiva di corsa per raccogliere la sua preda. Era molto più veloce di qualche giovane che erano lì con lui. Era veramente un fulmine. Non vorrei dimenticare il suo amore per lo sport, in particolare il suo amato Parma Calcio, che seguiva nei periodi più belli e più brutti. Non mancava mai, guardava le partite in televisione e ascoltava la radio. Sì, anche quando era fuori a pranzi ed eventi, si allontanava discretamente per un rapido aggiornamento. La Formula 1 era un'altra passione. Essendo un grande tifoso della Ferrari, Francesco si vedeva spesso con la maglietta o il cappello della scuderia. E sulla sua macchina potevi sempre trovare un piccolo logo del cavallino. Se non eri in Italia, Francesco era sempre presente qui alla chiesa italiana o al CAB di sopra, dove si trovava come a casa sua. Ogni domenica, dopo la messa delle 9:30, andava su a trovare gli amici per fare una partita a briscola. Giocavamo anche a casa, ma se io sbagliavo una mossa, c'erano guai da passare. Mio papà ha toccato la vita di tante persone. Oggi vi ho raccontato solo una piccola parte della sua storia e sono sicuro che tutti noi abbiamo dei bei ricordi di lui che porteremo sempre nei nostri cuori. Vorrei che vi unite a me
a dare un ultimo saluto a Francesco, amico simpatico, fratello premuroso, marito leale, non amato, il mio papà. Ciao papà. Vorrei aggiungere un paio di ringraziamenti particolari. Il primo ai fratelli di Francesco, di Ivo, Mario, Roberto e le loro famiglie che stanno seguendo la messa dall'Italia, per la loro generosa donazione a nome di Francesco all'assistenza pubblica di Pellegrino. Qui a Londra, sempre a nome di Francesco, facciamo una donazione per la Chiesa Italiana di San Pietro, riflettendo l'importanza della Chiesa nella sua vita e anche come riconoscimento per la vicinanza e l'affetto mostrato da Padre Andrea e Padre Giuseppe durante questo periodo molto triste. Vi ringraziamo di cuore. E un'ultima notizia, troverete sul libretto l'indirizzo della pagina creata Memoria di Francesco, dove potete vedere e condividere foto e storie, eppure contribuire ad un'altra causa meritevole, The British Heart Foundation. Vi ringrazio. Preghiamo. Abbiamo celebrato, Signore, mistero pasquale, invocando la tua misericordia per il nostro fratello Francesco. Dona a lui la forza di partecipare alla Pasqua eterna nella tua dimora di luce e di pace. Per Cristo nostro Signore. Prima di compiere, secondo il rito cristiano, il pietoso ufficio della sepoltura, supplichiamo con fede Dio nostro Padre. In Lui e per Lui tutto vive. Noi affidiamo alla terra il corpo mortale del nostro fratello Francesco, nell'attesa della sua risurrezione. Accolga il Signore la sua anima nella comunione gloriosa dei santi. Apra egli le braccia della sua misericordia, perché questo nostro fratello, redento dalla morte, assolto da ogni colpa, riconciliato con il Padre, è recato sulle spalle del buon pastore, partecipi alla gloria eterna nel regno dei cieli.
Venite santi di Dio, accorrete angeli del Signore. Accogliete la sua anima e presentatela al trono dell'Altissimo. Ti accolga Cristo che ti ha chiamato e gli angeli ti conducano con Abramo in paradiso. Accogliete la sua anima e presentatela al trono dell'Altissimo. L'eterno riposo donagli, o Signore, splenda a lui la luce perpetua. Accogliete la sua anima e presentatela al trono dell'Altissimo.